duomo gremito, dove i diversi colori delle vesti delle religiose e i paramenti sacerdotali dei consacrati si confondono in un armonioso razzo d'insieme. L'arcivescovo presiede la celebrazione nella 22esima giornata mondiale della vita consacrata. Nella festa liturgica della presentazione del Signore, amata anche dalla devozione popolare come la Candelora, i gesti in cattedrale sono solenni antichi. Con le candele che benedette da Monsignor Delpini si accendono di tante fiammelle, con la processione iniziale nella quale si porta la preziosa Madonna dell'Idea, antica icona della presentazione al Tempio, dall'altare della Madonna dell'Albero all'altar maggiore, oltre 30 i concelebranti. Monsignor Paolo Martinelli, vicario episcopale per la vita consacrata maschile e le nuove forme di consacrazione, c'è naturalmente anche Monsignor Luigi Stucchi, vicario episcopale per la vita consacrata femminile, dice: quest'anno la celebrazione della giornata mondiale per la vita consacrata nella nostra chiesa ambrosiana risente positivamente del cammino sinodale da lei voluto. Una chiesa nella quale i consacrati guardano al futuro senza rimpianti, per un passato più ricco di vocazioni e di religiosità diffusa, ma anche senza farsi prendere dalle ansie del mondo di oggi, non essendo insomma cittadini di quei due paesi a cui dà immaginaria voce l'arcivescovo, che significativamente indossa la casula regalata dai cattolici cinesi a Paolo VI nel 1967. I due paesi evocati da Delpini sono il paese della nostalgia e quello della frenesia. Nel primo: nel paese di nostalgia non ci sono albe, ma solo tramonti. Non ci sono eventi, ma solo commemorazioni. Non ci sono sogni, ma solo ricordi. Non ci sono santi con cui vivere in comunione, ma solo defunti da compiangere come irrimediabilmente assenti. Nel paese della frenesia, invece, non si distingue tra il giorno e la notte, tra l'alba e il tramonto, tra la domenica e il lunedì. Nel paese di frenesia non ci sono fratelli e sorelle, ma solo collaboratori e personale. Non c'è tempo da perdere andando in giro a combinare niente nel paese di frenesia. Nel paese di frenesia il passato è morto e sepolto, c'è soltanto il presente, c'è il presente da vivere. È importante essere concreti ed efficienti. Ed è qui che abita la fretta. E nel paese di frenesia abitano le funzioni più che le persone, si cercano prestazioni più che rapporti di fraternità. E si considera quello che ciascuno può fare, quello per cui ciascuno può rendersi utile, piuttosto che la vocazione di ciascuno alla conversione. Tra tutto questo ci sono poi le donne e gli uomini della speranza. E questo rimedio della speranza che guarisce nostalgia e frenesia si chiama la vita consacrata. La speranza ha chiamato uomini e donne da ogni paese per mantenere vivi tra tutti i popoli il rimedio contro la nostalgia e il rimedio contro la frenesia. Uomini e donne che aspettano la consolazione di Israele. E questo per non arrendersi alle malattie della nostalgia e alle manie della frenesia. I consacrati si impegnano in ogni cosa, ma sanno che la salvezza non viene dalla quantità delle loro opere, ma dalla verità della comunione con il Signore. I consacrati apprezzano il presente, quando possono fare molto e quando non possono più fare niente, perché in questo presente entra la consolazione di Dio e la promessa della vita eterna e felice. Vivono di speranza. Questo profilo, delineato in maniera insieme simbolica e concretissima da Monsignor Delpini, sembra così divenire il coronamento migliore di una giornata in cui si è riflettuto a lungo sui temi della vita consacrata, attraverso affollati momenti di confronto e di dialogo, svoltisi in curia
e dedicati, prima della celebrazione eucaristica, a diaconi e vita consacrata in dialogo, una testimonianza di comunione che arricchisce il cammino della Chiesa ambrosiana, e a l'accompagnamento di fraternità e di amicizia, testimonianze dei diaconi e risonanze dei consacrati. E allora, a conclusione dell'Eucaristia, arriva l'immensa gratitudine di tutta la Chiesa ambrosiana per tutto quello che la vita consacrata rappresenta, come sottolinea l'Arcivescovo, che dice anche di aver pensato a un premio per il lavoro svolto, ma che soprattutto chiede collaborazione. Istituire un premio per dire grazie a tutti i consacrati che fanno il bene qui, e così come il Comune dà l'Ambrogino d'oro, io potrei dare il Mariolino d'oro.